Ciao a tutti, benvenuti a Trading Research. Oggi parliamo di rischio legato all'esperienza. Una volta che si ha una buona conoscenza del mercato, delle sue tre dimensioni, prezzo, volume ed order flow, una volta che si hanno migliaia di trade alle spalle, una volta che si ha una metodologia che ha un edge tecnico abbastanza evidente, a questo punto l'unico nemico, o meglio il nemico numero uno, è rappresentato da noi stessi, in modo particolare dalla nostra mente e in modo più particolare ancora dalla parte meno razionale della nostra mente. Lo so, questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, l'avrete sentita tante volte, ma posso assicurarvi che è proprio così. L'abbiamo sperimentato su noi stessi, lo sperimentiamo giornalmente su noi stessi, l'abbiamo visto su tanti trader nostri colleghi e lo vediamo giornalmente in tante situazioni. L'aspetto tecnico, che quando ci si avvicina a questa professione sembra l'unico aspetto importante, ovvero sia l'elemento fondamentale per riuscire in questa professione, in parte comunque lo è, tuttavia una volta che si è acquisito sembra diventare quasi secondario. Ma cosa voglio dire con questo? Una volta che si ha una ottima conoscenza delle dinamiche del mercato, si può teoricamente aprire un qualsiasi grafico, in modo particolare dello strumento o degli strumenti sui quali si lavora principalmente, quindi che si conoscono bene, e fare una educated guess, quindi una scommessa educata con un edge, come dice Mark Douglas, su quale direzione saranno i prossimi tick, su quale sarà la direzione del mercato nei prossimi secondi, nei prossimi minuti. Mi riferisco in modo particolare ai trader che hanno un orizzonte temporale abbastanza breve come il nostro. Potremmo quindi potenzialmente inserire un trade non appena diamo un'occhiata a questo grafico, senza aver fatto quella che invece andrebbe fatta, un'analisi più approfondita e un inquadramento della situazione nel contesto. In realtà spesso facciamo una cosa di questo genere, la facciamo ogni qualvolta inseriamo un trade impulsivo o un trade subottimale che non risponde a tutti i vari parametri che ci siamo dati in sede di definizione della metodologia. L'inserimento di questo tipo di trade impulsivi e subottimali ha tantissime conseguenze negative, ne elenchiamo almeno 5. Numero 1, sicuramente potenziali danni al capitale economico e psicologico. Numero 2, nel momento in cui questi trade impulsivi e subottimali ci vanno a favore, ci raggiungono target e ci producono un profitto, rappresentano un rafforzamento di un comportamento subottimale e questo ha sicuramente un sicuro impatto negativo sulla nostra performance futura. Rappresenta anche quello che gli americani chiamano addiction to random results, ovvero sia la dipendenza da risultati random, cosa appunto negativa per la nostra performance futura. Numero 3, nei casi in cui invece questo trade impulsivo o subottimale ci produce una perdita, questo molto spesso innesca dei meccanismi viziosi, ovvero sia dei meccanismi pericolosi di revenge trading e di overtrading in generale. Numero 4, nei casi in cui si innescono appunto questi meccanismi, si ha un molto probabile danno alla nostra confidence. La nostra confidence, ovvero sia la fiducia nella nostra metodologia, nelle nostre capacità, per noi trader metodico-discrezionali rappresenta una linfa vitale di cui bisogna avere la massima cura. Numero 5, questo tipo di trade ci sporcano la metodologia, o meglio ancora, i dati derivanti da questi trade non ci sono in alcun modo utili per poter analizzare a posteriori la metodologia e vedere in che cosa eventualmente essa possa essere migliorata. Ma vediamo allora quali possono essere i rimedi, ovvero sia quali possono essere i modi per ridurre la probabilità di prendere trade di questo tipo. Questo è perlomeno quello che abbiamo fatto noi e che facciamo noi quotidianamente. Numero uno è il lavoro su se stessi, il lavoro sul nostro aspetto mentale. Questo ovviamente è un qualcosa di piuttosto complesso, ovviamente non ne possiamo parlare qui, è un argomento che tratteremo approfonditamente in un futuro corso che tratterà proprio l'aspetto mentale in modo specifico. Qui basti dire che è importante prendere da subito contatto, nel momento in cui si inizia a fare questa professione in modo serio, a prendere contatto con questo nostro aspetto mentale, ma molto spesso è il mercato stesso che ce l'evidenzia. Quindi sin da subito identificare quali sono i trigger, quali sono gli automatismi che ci spingono a operare in condizioni subottimali. Cercare di rafforzare comportamenti virtuosi con il mental rehearsal e cercare di imparare a valutarsi da un punto di vista di performance mentale prima dell'apertura dei mercati.
Numero due, molto importante, la routine, in modo particolare in questa serie la routine di preparazione alla giornata. Marty Schwartz non tradava se non aveva modo di fare almeno 2 ore di preparazione per la giornata di training. Numero tre, definire bene la propria metodologia. In tempo reale definire sempre il proprio bias, sapere cioè sempre se stiamo cercando dei trade long, se stiamo cercando dei trade short o se siamo neutri in attesa di informazioni. Inoltre definire bene i parametri per i quali prendere un trade, o meglio ancora definire i parametri senza i quali non siamo autorizzati a prendere il trade. Concludiamo dicendo che l'aspetto tecnico è fondamentale e indispensabile per il successo nei mercati finanziari. Tuttavia, una volta raggiunto questo elevato livello tecnico di preparazione, questa stessa preparazione tecnica, questa stessa sicurezza può metterci in situazioni di rischio, ed è appunto in questa situazione che è importante prestare la massima attenzione alla propria preparazione da un punto di vista di mindset, di preparazione mentale. Questo lavoro sull'aspetto mentale richiede dapprima una fase conoscitiva delle dinamiche di funzionamento della nostra mente e poi una fase più approfondita di lavoro su se stessi, che poi in realtà dura tutta la vita. Importante è fin da subito prendere consapevolezza di questo aspetto e in modo particolare mettere delle regole, dei paletti, in modo tale che delle carenze, dei limiti sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista mentale, possono procurare comunque al massimo dei danni limitati nella nostra operatività. Questo rappresenta sicuramente già un modo molto valido per aumentare drasticamente le probabilità di successo in questa professione. Grazie per l'attenzione, buon trading e a presto!